Buongiorno e buon anno. Ma come? Siamo al 7 di gennaio e tu ci dai il buon anno? Sì, perché da quando esiste il mondo, l'anno parte il 7 di gennaio. La befana sancisce la fine di tutte le feste, per cui, anche se le ferie sono state fatte, se non ne sono state fatte, se si è festeggiato o non si è festeggiato, mentalmente nel mondo. O meglio, in Italia, visto che l'Epifania si festeggia in Italia, il 7 di gennaio rappresenta il via, il primo giorno. Il 6 di gennaio, cioè ieri, si è conclusa un'epoca festiva e ieri sono stati fatti tutta una serie, un elenco di buoni propositi che da oggi dovrebbero essere messi in pratica. Quindi. Ieri, come ho detto nel podcast di Telegram, avete litigato con i vostri figli perché non hanno fatto i compiti delle vacanze, eh, avete promesso di fare la dieta, avete promesso di fare sport, avete promesso di cambiare lavoro, avete promesso di avere un rapporto migliore con il vostro partner, tutta una serie di cambiamenti che volete apportare all'interno della vostra vita. Così come per la dieta il 95% delle persone fallisce, tutti questi che voi avete scritto, avete pensato, avete immaginato, in realtà nel 99% non si avvereranno perché non sono obiettivi, ma sono sogni. La differenza tra sogno e obiettivo è completamente diversa. Sogno di diventare miliardario, vorrei svegliarmi domani. Ricoperto di soldi con ville, piscine, Lamborghini e jet privati. Cosa faccio perché accada questo? Ma figurati, è troppo difficile. Io sono un impiegato, io sono un disoccupato, non, non arriverò mai a quell'obiettivo. La stessa cosa accade per cose molto più semplici, chiamiamole così. Provo a pensare a tutte le persone che vedono un risultato di una mia cliente o di un mio cliente ed esclamano «Beato lei» o «Beato lui», senza chiedersi cosa è stato fatto, cosa è possibile fare, rimanendo comodamente sdraiati sul divano con il pacchetto delle patatine in mano, scrollando i social e dicendo «Beato lui» senza neanche buttare quel pacchetto di patatine, no? Quindi capite come il sogno resta sogno e nel 100% delle situazioni viene infranto. L'obiettivo può essere sicuramente raggiunto o raggiungibile a patto che ci siano delle strategie, delle azioni, l'impegno, la resilienza, che in questo periodo si usa molto, la determinazione per poterlo raggiungere in moltissimi casi non abbiamo le competenze per raggiungere quell'obiettivo. Non ho le competenze per cambiare lavoro, quindi ho bisogno di studiare, ho bisogno di apprendere delle capacità per potermi permettere di propormi per quel nuovo lavoro. Se sono un impiegato e voglio fare l'imprenditore, la prima cosa che dovrò cambiare sarà la mia mentalità. Se voglio dimagrire e non so come fare, è inutile che mi affidi a mio cugino alla portinaia, alla mia di rimpettaia. Forse il Caso che mi affidi a qualcuno che mi dimostra quotidianamente di aiutare centinaia di persone a raggiungere un obiettivo e così via per tutti gli obiettivi, non i sogni che vi siete prefissati. Quindi quello che io vi auguro è che voi non abbiate sogni, ma abbiate obiettivi raggiungibili, misurabili e che vi adoperiate attraverso l'aiuto di persone capaci a farvi raggiungere questo obiettivo, affinché voi finalmente riusciate a cambiare la vostra vita in qualsiasi ambito. Buon anno!